Armando incarnato pare abbia trovato l'amore fuori da uomini e donne, ma non si tratterebbe affatto di una cosa recente. Ecco cosa è emerso. SLA, per la prima volta studio rivela bisogni e priorità di pazienti, caregiver e neurologi. Da tempo circolano sul web indiscrezioni che riguardano Armando Incarnato, ormai ex protagonista di Uomini e Donne. Il Cavaliere, infatti, durante la scorsa edizione del dating show di Maria De Filippi, ha partecipato al programma solamente come comparsa. In merito ai motivi celati dietro questa scelta, però, c'è sempre stato un certo mistero. In una recente intervista, poi, il napoletano ha fatto delle confessioni, ma, a quanto pare, non ha raccontato tutta la verità. Sul web, infatti, stanno trapelando delle notizie piuttosto interessanti secondo le quali sembrerebbe che il Cavaliere sia, in realtà, fidanzato, e neppure da poco tempo. Sono trapelate notizie alquanto precise, come il nome della donna in questione, la sua età e altri dettagli. La segnalazione su Armando Incarnato. Fidanzato con una ragazza giovanissima? Armando Incarnato è riuscito a mettere il cuore in pace finalmente? Il volto di Uomini e Donne che tanto ha fatto discutere e, a quanto pare, continua a generare sgomento, pare abbia trovato l'amore. Stando ad alcune segnalazioni trapelate sul web, infatti, sembra proprio che il protagonista sia fidanzato da un bel po' di tempo. Armando è stato avvistato in un locale a Cosenza, precisamente a Fuscaldo Marina, mentre era in compagnia di una ragazza molto bella. Stando alla descrizione che è stata fatta, la persona in questione avrebbe i capelli lunghi e scuri e sarebbe alquanto avvenente, ma non è tutto. Con il passare delle ore, infatti, sono trapelate anche altre informazioni sulla faccenda. La donna di questa segnalazione pare si chiami Noemi ed abbia ben 20 anni in meno ad Armando. Il Cavaliere dovrebbe avere circa 45 anni questo, dunque, vuol dire che la bella Noemi ne ha solamente 25. A generare particolare sgomento, però, non è solamente la notizia in sé quanto, piuttosto, il fatto che sembrerebbe che i due, in realtà, siano fidanzati da diverso tempo. Armando e Noemi fidanzati ufficialmente, ma la storia è tenuta segreta? Sempre sulla base di alcune segnalazioni che sono trapelate sul web di recente, sembrerebbe che Armando Incarnato e Noemi siano fidanzati addirittura ufficialmente. Questo, dunque, vuol dire che i due conoscono le rispettive famiglie. Tale situazione dimostrerebbe che tra i due ci sia un legame davvero forte e serio, altrimenti Incarnato non avrebbe mai permesso alla donna di introdursi nella sua famiglia, considerando quanto è riservato e ci tiene a salvaguardare la sua privacy. Ma se le cose stanno così avanti, per quale ragione il Cavaliere non ne ha mai parlato, neppure durante l'intervista rilasciata di recente al settimanale di Uomini e Donne? Si tratta semplicemente di un forte desiderio di mantenere riservo sulla faccenda o c'è dell'altro? Per il momento il Cavaliere non è intervenuto su questi rumor, non resta che attendere per vedere se lo farà.